Via della Biscia collega i quartieri di Montà e Chiesa Nuova, strada stretta, piena di curve, ridosso di case e condomini, un paio di chilometri che invitano alla prudenza e invece pochi rispettano i limiti, migliaia di auto in transito ogni giorno e residenti esasperati. Alla mattina, quando hanno fretta per andare in ufficio o lavorare, qua, devono controllare i vigili in borghese, così si vede veramente a quanto vanno... 40 va via a 80, 100? Controlli ce ne sono? Mai. Passa, passa i carabinieri della volta ma per vedere se c'è droga in giro qua di là, ma non per, per vedere se c'è lo flusso delle macchine che corrono. La mattina è 8, non si può neanche andare. I residenti chiedono al sindaco Giordani più controlli e temono che prima o poi si verifichi qualche incidente molto grave. In corrispondenza dei dossi, il limite di 30 km all'ora negli altri tratti è di 40, ma i limiti non servono, le auto sfrecciano come razzi. È una cosa assolutamente assurda. Ho già telefonato due volte alla segreteria del sindaco dicendo che qui succederà un omicidio, ma un omicidio penale perché nessuno va minimo dei 60 all'ora. In comune mi ha risposto che provvederanno in qualcosa, però di, di certo, è già un mese quasi, di certo e sicuro non vedo mai niente. I residenti si aspettavano dall'amministrazione provvedimenti che affrontassero una volta per tutte il problema. Invece sembrava che mettessero, eh, Giordani, aveva detto il sindaco Giordani, e mettevano le telecamere. Io non so più niente, non ho più sentito niente, quindi se andiamo avanti così, prima o dopo succede la disgraza.